Final Table, settimo posto, Riccardo Giombini, conosciuto nel circuito AnthonyPoker.it con il nickname di Ricky, mentre su PokerStars ha raggiunto il livello VIP System di Supernova. Una domanda a Riccardo, questa struttura del torneo nel tavolo finale ha iniziato a cedere? Allora, innanzitutto un saluto a tutti gli appassionati di Anthony Poker. Diciamo il torneo è stato abbastanza tecnico, cioè la struttura comunque sia bella. Anche l'average del tavolo finale è buono, solo che ci sono due o tre giocatori che hanno veramente tanti chips. Diciamo un buon torneo, una buona struttura. Quindi questi giocatori con tante chip hanno compromesso quella che è la dinamica che un giocatore che arriva dall'online prende a riferimento come equità matematiche, inteso come bui, rapporto a investimento e cose del genere, giusto? Ho sì, detto bene? Diciamo che allora, quello che riguarda la parte tecnica del torneo, approcciarsi un live di questo livello, si tocca adattarsi molto alle size. Diciamo online c'è una size un pochino più tecnica, tenere i piatti sempre bassi eccetera. Qua molti signori cercano di alzare molto, diciamo, i piatti, quindi diciamo che l'average è sempre buono, però tocca, diciamo, tocca un po' adattarsi, quindi se sei già sui 20 bui cominci già a pensare di essere corto, diciamo. Ho capito. Una cosa importante che mi ha dato uno slancio, approfitto per farti questa domanda, in molti parlano di poker online e poker live come due discipline totalmente differenti, come se si parlasse di calcio, per dire, e basket, cioè due sport dove c'è la palla ma il gioco cambia in maniera radicale. Qual è la differenza secondo te sostanziale tra questi due tipologie di gioco? La differenza sostanziale per un ragazzo, un regola, uno che grinda, è sicuramente la massa, cioè il fatto che online puoi giocare molti più tavoli alla volta rispetto al live che giochi il singolo evento. Sono due cose diverse perché, diciamo, il live è più sociale come evento, incontri più persone e quindi è anche più divertente, se vogliamo, mentre l'online rimani molto più concentrato in quanto pensi solo proprio al gioco, diciamo, non ti fai distrarre tanto. Questa sicuramente è un elemento, una nozione che Ricky è riuscito a percepire in maniera, diciamo, radicale dai suoi risultati raggiunti nell'online. Quindi un consiglio che vorremmo dare a tutti quelli che si avvicinano al poker online, un consiglio che vorrebbe dare Riccardo a tutti quelli che si avvicinano al poker online, qual è in sostanza? Come si devono approcciare a questo nuovo fenomeno che sta coinvolgendo gran parte dell'Italia? Tocca approcciarsi con calma per la questione economica, ossia seguire il giusto bankroll, quindi iniziare da limiti più bassi, micro limiti, eccetera. Poi se c'è divertimento, passione, si può crescere piano piano, studiando o comunque sia, anche partendo dai limiti bassi va benissimo. Ok, grazie Riccardo, complimenti per il tuo piazzamento, speriamo di ritrovarti al prossimo evento, Anthony Poker Event, e in bocca al lupo per tutte le tue future partecipazioni agli eventi sia online che live. Grazie a voi, grazie a tutti. Chiudiamo.